Shalom, Adonai, Shalom. Shalom, Adonai, Shalom. Shalom, Adonai, Shalom, Adonai, Shalom, Adonai, Shalom. Shalom, Shalom, Shalom. Questo è il saluto dei figli del Signore. Shalom, Shalom, Shalom. E il desiderio cresce dal fondo del cuore. Shalom, Shalom, Shalom. Per tutto il mondo si proclama con amore. Buonasera nell'amore di Gesù, e siamo quasi alla fine di questo 2020 e tra qualche ora inizia il 2021 e sarà un anno di benedizioni perché il Signore è con noi. Volevo condividere con voi un versetto del Salmo 67 che dice: Dio abbia pietà di noi e ci benedica, faccia risplendere il suo volto su di noi affinché la tua via sia conosciuta sulla terra e la tua salvezza fra tutte le genti. Ti lodino i popoli, o Dio, tutti quanti i popoli ti lodino. Le nazioni gioiscono ed esultino, perché tu governi i popoli con giustizia. Sei la guida delle nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, tutti quanti i popoli ti lodino. La terra ha prodotto il suo frutto. Dio, il nostro Dio ci benedirà, Dio ci benedirà e tutte le estremità della terra lo temeranno. Amen. Perciò noi continuiamo a lodare il nostro Dio perché il nostro Dio ci benedirà in questo 2021, ci darà tanta saggezza come affrontare questi momenti e tanta gioia per andare avanti questo 2021 tutti insieme, servendo nella Chiesa, servendo il nostro Signore Gesù Cristo, che ci aiuterà a camminare con Lui. Preghiamo insieme al Signore e chiediamo tanta benedizione per ognuno di noi, per le nostre famiglie, per i nostri amici, per i nostri parenti, per tutti quelli che hai nel cuore. Chiudi gli occhi e preghiamo tutti insieme nel nome di Gesù. Signore, ti lodiamo, ti benediciamo. Grazie, Signore, per le tue benedizioni. Grazie, Signore, per quest'anno, Signore, che anche se è stato un anno un po' duro, Signore, siamo arrivati alla fine e noi, Signore, nella fede sappiamo, Signore, che Tu in questo 2021 ci darai, Signore, la gioia di continuare a camminare con Te, Signore. Le Tue benedizioni arriveranno su di noi, sulle nostre famiglie. Signore, Ti mettiamo davanti tutti, Signore, i nostri amici, i nostri parenti, i nostri familiari, Signore, che la benedizione possa arrivare su di loro, Signore, che Tu possa toccare tutti i cuori delle persone che conosciamo, Signore. Ti ringraziamo, Padre, ti lodiamo e ti benediciamo in eterno. Amen. Caro, qual è il tuo proposito di quest'anno? Cosa vuoi proporre al Signore quest'anno? Prega al Signore, mettilo davanti a Dio e Dio ti benedirà, perché il Signore ci ascolta sempre nelle nostre preghiere. Dio ti benedica, buon fine anno e buon anno nuovo. Amen. Ciao a tutti. Dio vi benedica.
danzo te la lode mia signore, per le cose grandi che tu fai per me. Quando pensi che moristi per amore, dal profondo del mio cuore adoro te. Gloria, onore, potenza, andiamo a te, Signore. Nessun altro è grande e degno come te.
poche ore si concluderà il 2020, un anno che l'umanità difficilmente dimenticherà, un anno segnato in modo davvero impressionante dalla pandemia di coronavirus, questa pandemia che ha afflitto e sta affliggendo l'umanità ormai da quasi un anno, sembra davvero non dare requie a nessuno. Ciascuno di noi, in misura diversa, ha compreso quest'anno cosa significhi la segregazione, la solitudine, l'angoscia, la paura, la tristezza. È stato un anno complesso anche per tanti figli di Dio, ma ciò nonostante, nonostante la complessità, la difficoltà dell'anno che abbiamo affrontato, continui imprevisti, tanto nel mondo del lavoro quanto magari nel mondo della Chiesa, dei nostri piani, i nostri programmi. Il Covid ha scosso il mondo e nonostante tutto questo noi come figli di Dio possiamo dichiarare assolutamente con il cuore aperto che anche quest'anno il Signore ha riversato e ha manifestato il suo amore nelle nostre vite. Nonostante la difficoltà, nonostante appunto l'avversità, noi comunque abbiamo sperimentato davvero che il Signore è sempre con noi, che Egli non ci abbandona mai e che anzi Egli è quell'ancora, quella base solida sulla quale noi possiamo costruire la nostra vita e che sempre sarà con noi. Quest'anno anche purtroppo sbugiardato quei tanti falsi profeti che sono presenti nelle comunità evangeliche, quelle persone che fanno credere che noi cristiani dobbiamo avere una vita soltanto all'insegna della prosperità, della ricchezza, del benessere, della tranquillità. Queste persone sono sempre solite concludere l'anno dichiarando che quello successivo sarà per l'appunto caratterizzato per tutti i cristiani da queste cose: ricchezza, prosperità, benessere, sempre materiale. Ecco, il libro del profeta Geremia parla ampiamente di questi falsi profeti. Profeti che, al contrario di Geremia, che stava dichiarando al popolo di Giuda che se non si fossero ravveduti dei loro peccati, se non fossero ritornati al Signore con fede e ravvedimento, il giudizio si sarebbe abbattuto sulla nazione. Però c'erano tanti falsi profeti, come quelli di oggi, che invece profetizzavano per Giuda un futuro radioso e prospero. Ecco cari, quest'anno ha dimostrato che cristiani o meno, tutti noi siamo chiamati alla sofferenza, tutti noi siamo chiamati alla tribolazione, ma il Signore Gesù ce l'aveva già annunciato. Lui aveva detto: nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio, perché io ho vinto il mondo. Perciò la nostra fede non rimarrà intaccata da quanto avvenuto, anzi, noi credendo che tutto copra per il bene di coloro che amano Dio, siamo consapevoli che anche dietro questa situazione così difficile che si è venuta a creare per tutti noi quest'anno, abbiamo visto, abbiamo compreso che in realtà attraverso di essa Dio ci sta attraendo sempre di più a sé. Dio ci sta facendo comprendere che è inutile poggiare la nostra speranza, le nostre certezze in ciò che è intorno a noi, perché noi siamo polvere e polvere torneremo. Ma se Cristo Gesù è in noi ed è con noi, allora tutto può essere visto in chiave positiva, tutto può essere visto sotto un'altra luce, perché il volto del Signore risplende sul suo popolo. Poc'anzi ho citato il libro del profeta Geremia e quest'oggi, come auspicio per il 2021 che sta per cominciare, vorrei leggere due versetti tratti dal capitolo 22 del profeta Geremia e un versetto tratto dal capitolo 23. Questa è un'esortazione che Dio rivolge al popolo di Giuda, ma che oggi il Signore rivolge anche alla nostra nazione, l'Italia. Sentite cosa dice il Signore per mezzo del profeta Geremia, capitolo 22, versetto 21. Dice il Signore: io ti ho parlato al tempo della tua prosperità, ma tu dicevi: io non ascolterò. Questo è stato il tuo modo di fare sin dalla tua adolescenza. Tu non hai mai dato ascolto alla mia voce.
E questo è senza dubbio un messaggio che si può applicare pienamente con la nostra nazione, l'Italia. L'Italia, anche quando si trovava nel benessere, nella prosperità per l'appunto, ha sempre rifiutato la parola del Signore. Per quanto l'Italia possa avere una parvenza di religiosità, di cristianesimo, in realtà sappiamo che il popolo italiano è lontano dalla parola del Signore. Ecco, fin dalla sua gioventù, fin dalla sua adolescenza, l'Italia non ha mai dato ascolto alla voce del Signore. Non l'ha fatto nella prosperità e noi desideriamo, noi preghiamo, noi abbiamo l'auspicio che almeno in questo momento di avversità l'Italia finalmente possa ascoltare il Signore, possa capire che solo nel Signore c'è vera solidità, solo nel Signore c'è vera speranza, solo nel Signore c'è salvezza. Infatti al versetto 29 Dio dice: o paese, o paese, o paese, ascolta la parola del Signore. Per tre volte il profeta Geremia, parlando per mezzo dello Spirito Santo, esorta il paese ad ascoltare la voce del Signore. Anche noi esortiamo l'Italia, preghiamo Dio che l'Italia volga il suo cuore al Signore. Come abbiamo detto, l'Italia è un paese che ha spesso rifiutato il Vangelo, che ha sempre rifiutato il Vangelo, ma noi chiediamo davvero che il Signore, per mezzo di questa pandemia, possa inaugurare un prossimo anno nel quale vedremo un risveglio spirituale per questa nazione, perché essa finalmente, chiediamo a Dio, finisca per ascoltare la voce del Signore. E nel capitolo seguente, capitolo 23, versetto 5, ecco che il Signore dà un messaggio di grande speranza per Israele più di 2000 anni fa, ma anche oggi per la nostra nazione se si arrendesse a Cristo. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò sorgere a Davide un germoglio giusto, il quale regnerà da re, prospererà, eserciterà il diritto e la giustizia nel paese. Versetto 6: nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele sarà sicuro nella sua dimora. Questo sarà il nome con il quale sarà chiamato: Signore, nostra giustizia. Che l'Italia possa accogliere nel proprio cuore questo germoglio, il Messia, il figlio di Dio, il discendente di Davide, la radice di Davide, il germoglio che spunta dalla dinastia davidica. Che l'Italia possa ricevere nel proprio cuore il Messia Gesù Cristo. Egli è il Signore, nostra giustizia. Che l'Italia nel prossimo anno possa spogliarsi di tutta la sua giustizia, tutta anche la ricchezza nella quale ha confidato, che piano piano si sta sciogliendo, e che possa davvero sperare con fede, con tutto il suo cuore nel Signore. E Dio ci promette per mezzo del profeta che in quei giorni, nel giorno in cui il paese confiderà davvero in Cristo Gesù, allora egli sarà salvato e Israele starà sicuro nella sua dimora. Che ogni italiano possa rimanere sicuro nella propria casa, quarantena o non quarantena, perché Gesù Cristo veglia su di lui, perché Gesù Cristo è la sua speranza, perché Gesù Cristo è la sua vita. Che questo sia davvero un messaggio che possa davvero manifestarsi, compiersi, realizzarsi nella vita del nostro paese. Signore, noi ti preghiamo per l'Italia, ti preghiamo per il prossimo anno, ti preghiamo per tutte le famiglie di italiani qui presenti, anche degli stranieri, Signore, che sono residenti, che ogni casa possa accogliere nella propria dimora il tuo amato figlio come suo personale salvatore. Manda il tuo Spirito Santo su questa nazione, che ci sia ravvedimento, Signore, che ci sia fede, che ci sia salvezza, che tutti si possano aggrappare a te, Signore, che sei la nostra giustizia. Io vi auguro una buona conclusione del 2020, queste poche ore che restano, e chiedo davvero a Dio che il prossimo anno possa essere davvero di benedizione per ciascuno di noi, di benedizione spirituale, perché come ci ricorda il Signore Gesù, a cosa serve possedere tutto l'oro del mondo se poi un individuo perde la propria anima? Ma noi sappiamo che se siamo in Cristo la nostra anima è nelle mani del buon pastore. Che Dio vi benedica. Se il tuo cuore a Cristo aprirà, rivestito dall'alto tu sarai, tutto nuovo
e li farà la tua vita, vedrà che cambierà. Como servo del Senhor, la sua voce tu potrai udir, anche quando nel deserto in prova tu sarai. Non temer, non ti preoccupar, non fermarti mai, se sotto la sua autorità camminerai. L'inimico non ti potrà toccare, per sette vie da te fuggirà, perché sotto i piedi del Signore Gesù Ele já está. Creda soltanto e vedrai l'onipotente Israel operar. In Cristo siamo più che vincitori. Tudo è compiuto, tá escrito, ha detto il Signore. Não temer, não te preocupar, não fermar-te mais. Se solto a sua autoridade, caminharás. O inimigo não te potrà tocar, per sete vie da te fugirá. Perché sotto i piedi del Signore Gesù Ele já está. Creda soltanto e vedrai l'onipotente di Israel operar. In Cristo siamo più che vincitori. Tudo è compiuto, tá escrito, ha detto il Signore. Adetro il Signore. Dal giorno in cui ho incontrato Gesù, sono diventato nuova creatura, l'uomo che c'era in me, adesso è morto e vive il nuovo. Voglio te ogni giorno di più, voglio restare sempre con te. Voglio te ogni giorno di più, voglio restare sempre con te. Nella mia vita, nella mia casa, Stava cercando una chiesa perfetta e ha deciso di chiamare l'Apostolo Paolo. Pronto? Parlo con l'Apostolo Paolo? Ah sì, sono io. Shalom. Shalom. Scusi il disturbo, Apostolo, ma avrei bisogno del suo aiuto. Ah, dimmi pure. Ho bisogno di aiuto per quanto riguarda la mia vita cristiana. Sono delusa da molte cose nella chiesa a cui appartengo. Sono in quella fase self-service e sto scegliendo una chiesa perfetta dove poter congregare.
Mi piacerebbe avere delle informazioni su alcune chiese. Ah, prego, se posso aiutarti. Mi dica una cosa. Sto pensando di congregare a Corinto. Cosa ne pensa? Guarda, la chiesa di Corinto è divisa. Ci sono invidie, contese, litigi nei tribunali e ci sono addirittura dei fornicatori. Oddio, e la chiesa di Efeso? È stata una chiesa fondata sulla parola, ma ultimamente c'è molta gente senza l'amore da quelle parti. Allora, penso di congregare a Tessalonica. A Tessalonica ci sono alcuni che camminano disordinatamente e a cui non piace lavorare. Mamma mia, è difficile, Paolo. E se vado nella chiesa di Filippi? Filippi sarebbe anche una buona chiesa, ma ci sono alcune cose note stonate, per dire il vero. Due sorelle là, Evodia e Sintiche, hanno avuto un malinteso e non si parlano più. Ma perché, Paolo? Non lo so esattamente, ma penso che sia stato a causa dell'uniforme dell'incontro delle donne della chiesa di Filippi. Allora penso che mi trasferirò a Colosse e congregherò là. Guarda, a Colosse il problema è dottrinale. Ci sono degli eretici che vogliono sminuire la persona di Cristo, dicendo che lui non sia Dio. La cosa è talmente brutta che stanno facendo anche gli culti agli angeli. Mio Dio, e se vado a Galazia? Guarda, in Galazia ci sono credenti che si mordono e che si divorano gli uni agli altri. Mamma mia, la situazione è davvero difficile. Sono entrata in contatto con l'Apostolo Giovanni perché pensavo di congregare a Tiatira, ma mi hanno detto che quella è una chiesa tollerante. Hanno accettato una donna che dice di essere una profetessa e ha insegnato a prostituirsi e a mangiare sacrifici di idolatria. Pensavo di andare a Laodicea, ma Giovanni mi ha detto che là sono molto indifferenti, sono tiepidi. Dopo ho pensato di congregare a Pergamo, ma Giovanni mi ha detto che là ci sono alcune dottrine strane, come quella di Balaam e dei Nicolaiti. Sai, Paolo, ho già pensato di andare nella chiesa a Gerusalemme, ma là è pieno di pregiudizi nei confronti dei gentili. Ho saputo che c'è già stata molta mormorazione e molti credenti dalla doppia faccia. Mi pare che si chiamassero Anania e Safira, ma se non mi sbaglio. È davvero difficile, Paolo. Cosa posso fare? È semplice. La chiesa dal punto di vista umano è imperfetta, ma Dio ci sta lavorando. Tu hai dimenticato ciò che ho scritto agli Efesini? Per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Tra breve saremo nella chiesa perfetta, ossia l'assemblea universale e chiesa dei primogeniti che sono iscritti nei cieli. Quindi ti do un consiglio, non cercare una chiesa perfetta, cerca piuttosto una chiesa biblica. Va bene, Paolo. Leggerò di più la Bibbia e pur condannando alcune pratiche, sto capendo che non abbandonerò la Chiesa, ma cercherò di fare la mia parte, vivendo una vita cristiana autentica e aspettando Gesù. Grazie, Apostolo. Figurati, Dio ti benedica.
e inizio anno nuovo, no? Queste sono le frasi che in questo periodo ascolteremo a pochi minuti quando scoccheranno quelle lancette la mezzanotte. Forse tanti non vorrebbero ascoltare questo buon anno, buon fine anno, per tutto quello che abbiamo vissuto e stiamo tuttora vivendo. Eppure io questa sera voglio incoraggiarti con la parola di Dio a finire un anno e iniziare l'anno 2021 sempre più nel confidare nel Signore, a vivere in maniera stretta in relazione con il Signore, con il nostro Salvatore. E voglio incoraggiarti con un brano dal libro di Geremia, al capitolo 17, dal versetto 7, che dice: benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Egli è come un albero piantato vicino all'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene la calura e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Sì, colui che confida nel Signore è un credente, un uomo e una donna che è benedetta. Benedetta non tanto per i progetti che magari il 2021 ci aspettano, ma è benedetta nella grazia del Signore, è benedetta dal Signore stesso, perché colui che confida ha riposto fiducia nel Signore. E io spero vivamente che tu il 2021, anzi già dalla fine del 2020 e inizio del 2021, possa tu confidare e avere piena fiducia nel Signore. Noi non sappiamo cosa ci aspetta il 2021. È un anno dove possiamo considerarlo quasi un rebus, eppure possiamo stringerci ancora di più al nostro Signore. Perché? Perché Lui ha promesse di vita per la nostra vita. Perché colui che confida nel Signore è come un albero, come dice Geremia, che è piantato vicino all'acqua, che è vicino alla sorgente di vita, dove trova vitalità in Cristo Gesù, perché il Cristo è l'acqua viva. È l'acqua che abbonda per la nostra vita. E quindi, nonostante, quando noi viviamo in Cristo, anche se ci saranno le avversità, momenti difficili, noi possiamo affrontarli, perché Cristo Gesù è accanto a noi. Cristo Gesù è vicino a noi e non ci abbandona. Perché il Signore ha progetti per noi. Il Signore non manca mai nelle sue promesse per i suoi figli. Infatti dice ancora in Geremia, al capitolo 29, versetto 11, dice: infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Quindi questo ci conforta, ci dà un sollievo, sapendo che il nostro Signore ci tiene stretto fra le sue braccia, perché Lui ha pensieri, Lui ha un proposito per noi, ha un proposito per il 2021, per la tua vita. E sicuramente la tua vita non può il 2021 non lo potrai vivere in maniera così superficiale, anzi, ma potrai viverlo e devi viverlo aggrappato alla croce, aggrappato a colui che è Salvatore, aggrappato a colui che ha pensieri di vita per la nostra vita, pensieri di pace. Magari oggi la pace è difficile averla nel proprio cuore, una pace è difficile ad averla nella propria famiglia, ma in Cristo Gesù ci può essere la pace, perché Cristo Gesù stesso è pace e vuole donarti quella pace e quella speranza, perché Lui ha buoni propositi per la tua vita. Quindi oggi io voglio lasciare per te una sfida per questo 2021, fare un salto, no, da questo 2020 al 2021 con le parole dell'Apostolo Paolo. 2021 e non solo 2021, ma per tutta la tua vita. Paolo stesso, alla fine della sua vita, lui scrivendo al suo discepolo, a quel ragazzo, a Timoteo, lui dice questi versi, no, nel secondo Timoteo capitolo 4, versetto 7, e dice questo: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Amen. Sicuramente queste sono delle parole di sfida per noi, perché sicuramente il 2021 non sarà per forza di cose un anno rose e fiori. Il Signore non ha mai promesso una vita rose e fiori, ma ci saranno difficoltà, ci saranno momenti spiacevoli. Il 2021, come ho detto, è un rebus, non lo sappiamo, però noi, confidando nel Signore, noi vogliamo continuare a combattere il buon combattimento. Paolo ha dovuto combattere
nel proposito che il Signore ha avuto per lui, nel ministero che lui ha ricevuto dal Signore, ma lui ha continuato. E questo è il mio buon anno per te, che tu possa continuare una vera e propria sfida. Non sarà facile, ma non sarà impossibile, perché il Signore è accanto a te. Combattere il buon combattimento, conservare la propria fede in Cristo Gesù, perché per fede si è giustificati, per fede si è salvati in Cristo Gesù. Quindi oggi che fra poche ore sarà il 2021, che tu possa prendere questa sfida, farla tua e continuare e non mollare e non ti abbattere, anche se sarà un 2021 ancora difficile probabilmente, ma noi vogliamo confidare, vogliamo sostenerci anche l'uno con l'altro come una sposa, come la sposa di Cristo Gesù. Vogliamo sostenere, avere sostegno dal nostro Signore, perché noi confidiamo in Cristo Gesù. Vivi per Cristo, vivi per la sua opera, continua in Cristo Gesù, consuma i calzari delle tue scarpe per Cristo, non mollare, vivi per Cristo Gesù ogni giorno, che sia un 2021, come diceva Geremia, benedetto nel nome di Cristo Gesù. Io ti do un santo bacio, che il Signore ti possa benedire, che grazia e pace siano presenti nella tua vita. Ciao ciao. Thank you.
so quello che mi aspetta, ma canterò finché la notte arriverà. Benedici il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Superare le crisi. Non ci sono arcobaleni senza nuvole e tempeste. Quest'anno del 2020 è stato un anno davvero difficile per la nostra vita. Sarà molto difficile dimenticare tutto quello che noi abbiamo passato, che stiamo ancora passando, le famiglie intere che hanno affrontato delle battaglie. Forse la parola che può rinchiudere quest'anno è la parola crisi. Tante difficoltà, tante sfide. Però il discorso che noi dobbiamo riflettere questa sera, nelle ultime ore dell'anno del 2020, prima che noi per la grazia di Dio possiamo entrare nel 2021, è questa. Come affrontare le crisi? Quest'anno noi abbiamo fatto tante cose nuove, abbiamo dovuto, diciamo in qualità di chiesa, abbiamo dovuto sia affrontare delle situazioni inedite e fare culti online e fare tante altre cose che non si facevano prima. Sono stati veramente tempi difficili, discepolato, incontri Zoom. Però io vorrei chiederti questa sera, caro fratello, sorella, amico e amica che sei con noi, qui dell'Emilia Romagna, ma di tutta Italia e magari anche dall'estero che ci stai seguendo in questo tempo. Come è stato per te? Come è stato per te, per i tuoi figli? Magari i tuoi figli che hanno dovuto fare una scuola a distanza o fare smart working o altre persone che sono rimaste senza lavoro. Come è stato quest'anno per te? Tanti combattimenti, vittorie, lezioni che noi abbiamo imparato. Nel libro di Counseling, Crisis Counseling, Norman Wright, lui elenca
almeno alcune caratteristiche di coloro che hanno difficoltà per affrontare le crisi, perché ci sono persone che hanno più difficoltà di altre persone nell'affrontare le sfide che noi abbiamo affrontato durante quest'anno. Per esempio, io potrei citare, ci sono persone che già sono sofferenti emotivamente e quindi sono persone che diventano ancora più delicate, diciamo così, ancora più deboli per affrontare le crisi. Persone in cattive condizioni fisiche è un altro fattore che può innescare ancora di più difficoltà nella vita di una persona. Persone che sono abili nel negare la realtà. Anche questo è un problema serio per le persone che hanno, non hanno la possibilità di affrontare in maniera reale, con i piedi per terra, le difficoltà. Persone dipendenti da fissazioni orali, come per esempio il bere, fumare, mangiare o parlare in modo eccessivo, no? C'è gente che parla anche con la bocca chiusa, è una cosa incredibile. Persone che lottano con un senso di colpa eccessivo. Persone che incolpano gli altri e persone che sono molto dipendenti o molto indipendenti dagli altri. Quindi dipende, io non so se te magari hai alcune di queste caratteristiche, ma sicuramente chi ha queste caratteristiche è una persona che è messa più a rischio davanti alle difficoltà. Però io vorrei aggiungere una nona caratteristica, che è questa: persone senza fede o con una fede immatura. Una persona che magari è religiosa ma non ha una relazione con il Signore ha difficoltà per affrontare le crisi. Chi non conosce il Signore, chi non conosce la potenza di Dio, chi non conosce la sua parola, come fa ad affrontare le crisi? Se già è difficile per una persona che conosce il Signore, ancora di più per una persona che non conosce Cristo Gesù. La parola di Dio che cosa ci insegna? Ci insegna, per esempio, che la fede è la certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei 11, versetto 1. Ora, la fede profonda e duratura nel nostro Signore, nella sovranità del nostro Dio, è un qualcosa che risolve, che ci aiuta ad affrontare ora, ma ci aiuta anche a risolvere i problemi a lunga durata, quando noi guardiamo il nostro futuro. Perché? Perché noi manteniamo la nostra fiducia nel Signore, sappiamo di poter confidare in Lui, sappiamo che Lui sta dirigendo la storia, sappiamo che Lui sta guidando ogni passo e sappiamo anche, riconosciamo che anche le crisi possono servire per aiutarci a diventare più dipendenti, più maturi del Signore. Proprio nel momento della difficoltà è quando noi facciamo più forza in Cristo. Durante le crisi noi possiamo avere la possibilità di separare o di identificare, più che separare, coloro che dicono di credere nel Signore e coloro che credono veramente nel Signore. Io dovrei dire che anche chi magari ha frequentato una chiesa o diceva di essere un cristiano, un credente, e magari durante questa crisi non è riuscito proprio ad affrontare la situazione, è perché il suo rapporto o era debole o proprio era inesistente con il Signore. E quindi è qui che diventa una sorta di divisore di acque, dove noi vogliamo veramente comprendere quello che il Signore ha preparato per noi, però allo stesso tempo devo capire qual è la mia relazione con Dio, perché da questa relazione dipende veramente la continuità della mia esistenza. La parola di Dio ci dà la speranza, ci dà una nuova maniera di guardare il nostro futuro. Il profeta Isaia, per esempio, 700 anni prima della venuta di Cristo, sta parlando a un messaggio, in questo caso a Giuda, un messaggio di speranza, ma che sicuramente può essere applicato alla nostra vita, perché il principio è quello di confidare nel Signore. Isaia, il profeta, dice così da parte del Signore Dio: in quel giorno si dirà, ecco, questo è il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato. Ed Egli ci ha salvati, questo è il Signore in cui abbiamo sperato, esultiamo e rallegriamoci per la sua salvezza. Isaia 25, versetto 9. Quanto è bello, quanto è importante, quanto è necessario confidare nel nostro Signore. Tu confidi nel Signore?
tu stai sperando in Lui, sai che il Signore è la tua salvezza, sai che Lui può dare a te una via d'uscita, una luce alla fine del tunnel. Allora è molto importante che se tu vuoi aiutare altre persone, tu per primo ti devi ricaricare veramente nel Signore, perché noi non possiamo portare nessuno oltre noi stessi, già aveva detto John Maxwell. Allora, io non posso pensare che una persona possa andare oltre quello che io già sto dando come esempio. È il Signore che realizza un'opera in noi, però se io voglio, per esempio, che mio figlio faccia la cosa giusta, io per primo gli devo dare l'insegnamento, l'esempio della mia vita. Ed è questo quello che io e te dobbiamo fare. Io non posso portare nessuno oltre me stesso. Io devo mantenermi fedele, io devo dipendere dal Signore, ma devo anche ricordare questa sera che anche in qualità di credente noi dobbiamo ricordare che noi non siamo dei supereroi, ossia non siamo persone che affrontiamo tutto, abbiamo la forza che non finisce mai, è inesauribile questa potenza in noi. Allora, attenzione, io devo avere una dipendenza dal Signore, io mi devo rifornire del Signore, io non posso trascurare la mia vita, la mia relazione con Dio, ma devo confidare nel Signore. Anche perché se io non verso, no, non faccio dei versamenti nella mia vita con il Signore, come potrò avere ancora la possibilità di andare avanti se non c'è l'intervento di Dio e la sua fornitura per il mio cuore? A proposito di questo, è interessante, per esempio, l'invenzione del bancomat. È una meravigliosa invenzione. Se tu hai bisogno di soldi, cosa fai? Vai nel bancomat, prendi la tua carta, inserisci la carta, digita il tuo numero PIN e naturalmente, anche se la banca è chiusa, anche se è un giorno di festa, anche se è un'altra occasione, non c'è nessun problema, perché basta digitare il PIN e tutti i soldi che tu vorrai usciranno dal bancomat. Vero? No, non è vero. Non funziona così. Sarebbe bello se fosse così, perché se non fai dei versamenti, non potrai fare nessun tipo di prelievo. Ossia, l'importo del tuo prelievo dipende dall'ammontare del tuo versamento. Se hai versato poco, potrai prelevare poco. Se hai versato tanto, potrai altrettanto prelevare una somma di denaro più grande. Allora, pensa un attimo durante l'anno del 2020. A quante volte durante quest'anno ci siamo allontanati dalle nostre riserve personali, abbiamo girato, abbiamo navigato, abbiamo condotto la nostra vita praticamente con il riservatoio quasi che vuoto. Forse qualcuno è stato così. Perché? Perché non ha preso la vitamina BPC, la Bibbia, la preghiera e la comunione fraterna, perché non ha veramente instaurato un rapporto costante con il Signore nel momento della crisi, nel momento della pandemia. Come ha fatto per affrontare? Io non lo so, perché noi abbiamo bisogno di rifornirci dal Signore perché Lui ci possa aiutare. Guarda, impara questo. A meno che non effettuiamo versamenti regolari, i credenti non posso, io non posso continuare a prelevare senza andare in bancarotta emotiva e spirituale. Io devo per forza versare, io devo per forza depositare, io devo per forza investire nel mio rapporto con il Signore. È attraverso lo sviluppo regolare e coerente di una relazione con Dio che la vita spirituale viene rafforzata. Senza questo rapporto personale non è possibile. Nella parola di Dio noi abbiamo alcuni esempi di persone che hanno veramente instaurato un rapporto profondo con il Signore. Non erano perfetti, ma sicuramente servono di esempi molto grandi per noi. Un esempio in particolare è Davide. Davide ha scoperto i principi che lo hanno portato da umile pastore a re di Israele. E secondo il testo di 1 Samuele 17, non c'erano guerrieri, come ti ricorderai di quel brano, quando in Giuda c'erano i Filistei che attaccavano Israele, attaccavano soprattutto lì la capitale, la Gerusalemme, e loro volevano in ogni modo sconfiggere il popolo di Dio. Il primo re di Israele, Saul, aveva i suoi soldati, ma non c'era neanche uno all'altezza, o almeno che avesse avuto il coraggio di affrontare il più grande filisteo, che si chiamava
Golia, questo gigante. Noi tutti conosciamo il brano, io non sto adesso a leggere, ma dopo a casa leggerai. Prima Samuele capitolo 17, dal versetto 15 al versetto 51, perché in questo brano noi possiamo trovare dei principi che sono validi, che sono estremamente pratici, che sono necessari perché tu possa affrontare i giganti, perché tu possa affrontare le crisi, perché tu possa superare ogni difficoltà con l'aiuto e l'intervento di Dio, confidando in Lui, avendo un rapporto personale con il Signore e nelle battaglie quotidiane continuare a dipendere dal Signore. Io incomincio dalla numero 10 e andiamo fino alla numero 1 perché, come avete visto, ci sono almeno 10 principi. Andiamo a vedere. Numero 10, io devo essere responsabile nei piccoli compiti. Versetto 15 di 1 Samuele, capitolo 17, dice: Davide partì da Saul e tornò a Betlemme a pascolare le pecore di suo padre. Lui voleva essere nel campo di battaglia, però sapeva che aveva avuto, ricevuto da suo padre, il compito di badare al gregge, di badare alle pecore. Se tu hai avuto un compito dal Signore, che sia la cosa più semplice in questo mondo, porta a termine. Io non posso pensare di fare cose più grandi se io non sono fedele e responsabile nelle cose più piccole della mia vita. Magari hai promesso qualcosa a qualcuno, lo deve fare. Magari hai preso qualcuno in prestito, deve restituire. Io devo essere fedele e responsabile nei piccoli compiti perché Dio mi possa conferire delle responsabilità più grandi. Numero 9. Io devo essere disciplinato ed eliminare il bagaglio in eccesso. Davide, versetto 22, dice che quando lui lasciò al guardiano dei bagagli e le cose che portava e corsi alla linea di battaglia, appena la raggiunse, chiese ai suoi fratelli come stavano. Davide, quando è andato a visitare i suoi fratelli, ha portato tante cose per i suoi fratelli, però non è andato a vedere il campo di battaglia portando con sé tutti i bagagli. Prima ha lasciato al guardiano, dopodiché è andato a vedere i suoi fratelli e vedere il campo di battaglia. Prima che tu entri nel campo di battaglia, io devo essere disciplinato e devo togliermi di dosso quello che non serve, il peso che non è conveniente, che non è necessario perché io possa fare l'opera che Dio mi ha chiesto di fare. Numero 8, dice la parola, ci insegna che io devo essere consumato dalla gloria di Dio. Che cosa vuol dire questo? Che la gloria, la mia fedeltà al Signore è così forte che io non posso fare a meno di fare la volontà di Dio. Io voglio obbedire al Signore. Davide, per esempio, rivolgendosi a quelli che erano vicini, versetto 26, disse: Che si farà dunque l'uomo che ucciderà il Filisteo e toglierà questa vergogna a Israele? Chi è questo Filisteo, questo incirconciso che osa insultare le schiere del Dio vivente? Davide non poteva ammettere che c'era un uomo che voleva sfidare il popolo di Dio. Allora lui era consumato da questa devozione, dalla sua fede, dall'amore a Dio. Se tu vuoi servire il Signore, vuoi affrontare l'anno nuovo con un altro modo, un altro punto di vista, guarda le cose dal punto di vista del Signore. Io devo avere la gloria di Dio, la fedeltà, il timore del Signore dentro del mio cuore. Numero 7, noi vediamo che dobbiamo mantenere l'impegno nonostante le critiche. Eliab, che era fratello di Davide, quando Davide è arrivato e aveva portato dei bagagli, aveva portato delle cose ai suoi fratelli e voleva vedere il campo di battaglia, sapete che cosa ha detto a suo fratello a lui? Ha detto: perché sei sceso qua? A chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la tua malignità del tuo cuore. Tu sei sceso qua per vedere la battaglia. A volte quando tu vuoi servire il Signore, a volte quando tu vuoi fare qualcosa che sia bene per la tua famiglia o magari in un'altra circostanza della tua vita, tu vedrai che tu devi mantenere il fuoco, devi mantenere la tua priorità, perché ci saranno difficoltà da affrontare. A volte queste crisi
possono venire esattamente dalla famiglia. A volte possono venire dalla famiglia spirituale, che è la Chiesa, a volte dai tuoi colleghi di lavoro, ma mantieni il tuo impegno nonostante le critiche per la gloria del Signore. Numero 6. Tu devi essere felice dove sto servendo. Davide disse a Saul: nessuno si perda d'animo a motivo di costui, il tuo servo andrà e si batterà con quel filisteo. Davide, quando si trovava davanti a Saul, ha detto: Saul, ma tu stai lì tutto rattristato, preoccupato, non sai come affrontare questa situazione? Nessuno si perda d'animo, ha detto Davide, a motivo di questo filisteo. Il tuo servo andrà e si batterà. Non è facile la battaglia, però io sono felice di poter essere qui e di vivere in questo momento. L'anno del 2020 non è un anno da dimenticare, è un anno da conservare nella mente e nel cuore, perché i prossimi anni siano anni diversi. E noi possiamo essere felici e contenti in ogni circostanza, nel campo di battaglia, davanti ai nostri giganti, per dipendere dal Signore, per poter andare ancora più avanti. Numero 5. Devo essere pronto a raccontare la storia della fedeltà di Dio. Quante volte il Signore già ha risposto alla tua vita? Quante volte il Signore già ha dato una risposta alla tua preghiera? Quante volte il Signore ha realizzato un miracolo per la tua vita, per la tua famiglia, per la tua esistenza? Ebbene, Davide non si è dimenticato mai di quello che Dio le aveva fatto. E proprio questo lo ha dato un impulso per andare avanti e vedere l'opera che il Signore ancora aveva da fare nella sua vita. Lui, per esempio, ha raccontato a Saul nel versetto 34-37 che mentre lui pascolava il gregge di suo babbo, ossia è venuto un leone, è venuto un orso e lui ha combattuto e ha avuto, ossia, la destrezza per combattere contro queste fere, quindi contro questi animali feroci, e ha comunque andato avanti. Allora lui sapeva di poter confidare nel Signore, perché ha detto: sì, tuo servo ha ucciso il leone e l'orso, questo incirconciso il filisteo sarà come uno di quelli, perché ha coperto di vergogna le schiere del Dio vivente. E poi Davide ha aggiunto: il Signore che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. Saul gli disse: va e il Signore sia con te. Ricordati di quello che Dio ha fatto, perché tu possa continuare a dare passi in avanti per le cose che il Signore farà ancora nella tua vita. Numero 4. Devo stare bene con i miei doni e la mia personalità. Saul aveva dato la sua armatura a Davide perché lui andasse a combattere contro il filisteo Golia. Ha messo l'elmo nel capo, ha preso la sua spada, la sua corazza, tutto quello che aveva Saul, ma Davide ha detto: guarda, io non voglio, non riesco neanche a camminare con questa roba che mi hai dato, Saul. Io mi tolgo di dosso, io devo usare le capacità che Dio mi ha donato. Io ce l'ho una fionda, io ce l'ho queste pietre ed è questo che io userò per la gloria del Signore, per fare la volontà di Dio. Ci sono persone che non servono Dio perché stanno guardando quello che gli altri hanno e stanno aspettando. Incomincia a usare quello che Dio ti ha donato oggi, ora, e serve il Signore, perché Lui ti darà la vittoria nel servire, nell'edificare, nell'evangelizzare, nell'esaltare il nome del Signore. Numero 3, io devo essere fiducioso nelle battaglie quotidiane. Davide, ossia, a lui ha detto al filisteo: ma tu stai venendo con me contro la spada, tu stai venendo con me con la lancia, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. E lui dice: io oggi ti abbatterò e tutti quanti vedranno che esiste il Signore, Dio in Israele. E Davide che cosa ha fatto? Lui era fiducioso perché ha guardato il Signore anziché guardare la grandezza del gigante, perché ha detto: il Signore è molto più grande e questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno né di spada né di lancia per salvare, perché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed Egli vi darà nelle nostre mani. Guarda che fede, mantieni fede nel Signore. Tu non puoi essere negativo, ma deve essere positivo
positivo, perché quando noi siamo positivi e crediamo nel Signore, noi possiamo andare avanti sicuramente nella fiducia che noi abbiamo nel nostro Dio eterno. Numero due, dobbiamo essere, e io devo essere energetico, energico. Numero due, io devo essere energico e deciso quando necessario. Appena il Filisteo si mosse e si fece avanti per avvicinarsi a Davide, anche Davide corse verso la linea di battaglia contro il Filisteo. Ci sono momenti, caro fratello e cara sorella, che io non posso essere affatto titubante, ma devo essere deciso, devo fare la volontà di Dio, essendo energico, ossia come Davide è stato, perché lui voleva fare tutto quello che era dalla volontà del Signore e non della sua propria volontà, ma voleva servire il Signore ed è stato decisivo, deciso nel momento difficile della battaglia. Lui non si è tirato indietro, sapeva che aveva una sola opportunità ed è andato avanti. Numero uno, dobbiamo essere, tu devi essere, io devo essere determinato ad avere la vittoria quotidiana sui giganti della mia vita. Davide che cosa ha fatto? Lui mise la mano nel suo sacco, ha preso una pietra, la lanciò con la fionda e dice la parola che colpì il Filisteo in fronte, la pietra lì si conficcò nella fronte ed egli cade con la faccia a terra. Davide con una fionda, con un sasso, ha abbattuto un gigante che aveva fermato tutto il popolo di Israele e non c'era neanche uno che avesse davvero il coraggio di combattere. Quando questo gigante è caduto e Davide si gettò sul Filisteo, prese la spada sguainata, lo uccise e gli tagliò la testa. I Filistei, vedendo che il loro eroe era morto, si diedero alla fuga. Allora, vedi bene questo. Davide ha sconfitto il Filisteo. La parola di Dio dice così: Davide con una fionda e una pietra vinse il Filisteo e lo colpì e lo uccise senza avere spada in mano. Questi sono principi per la tua vita. Oggi il Signore vuole che tu possa davvero vincere le difficoltà. Sicuramente ci saranno ostacoli da superare lungo la tua vita, lungo il 2021, ma noi dobbiamo continuare a vivere con il Signore e avere fiducia in Lui. A proposito di superare le difficoltà, è molto interessante la storia di questa compagnia, di questa azienda che pescavano pesci nella costa est degli Stati Uniti d'America. Il loro pesce era il pesce più fresco e questa azienda manteneva molto bene la qualità e man mano cresceva questa azienda, loro avevano la sfida di dover consegnare il pesce fresco alle città magari un po' più lontane. Ed era difficile mantenere la stessa qualità, la freschezza, la qualità del loro prodotto. E quindi loro che cosa hanno fatto? Loro hanno preso delle scatole dove mettevano acqua salata e dicevano: noi mandiamo così il pesce vivo e il pesce arriverà alla sua destinazione e i nostri clienti saranno molto contenti. Ma sapete che cosa è successo? La gente non era contenta, perché pur avendo messo i pesci nell'acqua salata in cui vivevano, quando arrivava alla destinazione, i pesci non avevano lo stesso sapore. Ossia, la gente che aveva comprato prima ha detto: ma non sono uguali, non hanno la stessa qualità di prima. E allora l'azienda si è trovata in una situazione molto difficile. Come faremo per mandare i pesci? Come noi faremo per continuare a produrre la nostra, ossia di portare avanti la nostra azienda perché possa portare un frutto, perché possa portare questo prodotto alle persone? Allora hanno avuto un'idea creativa e innovativa. Voi non avete idea di quello che loro hanno pensato. Loro hanno preso la scatola, loro hanno messo i pesci, hanno messo l'acqua salata, però questa volta hanno fatto una cosa diversa. Loro hanno messo insieme ai pesci il nemico naturale della specie di questi pesci, ossia un predatore dentro della scatola con i pesci. E vi devo dire una cosa: che questa azienda, avendo messo il nemico naturale,
Allora i pesci si sono mantenuti sempre con la stessa qualità, la stessa freschezza. Mio caro fratello, mia cara sorella, a volte avere un sassolino nella nostra scarpa ci aiuta a mantenere il nostro cuore vivo. Ci rende persone molto più vive e noi continuiamo a fare la volontà di Dio. Quando ci rilassiamo troppo, una persona può abbassare la guardia e non combatte più come una volta. Allora è meglio che ci siano delle battaglie, perché sicuramente tu pregherai di più, leggerai di più la parola, dipenderai di più dal Signore e potrai fare la volontà del Signore, e questo porterà gloria a Dio e la crescita spirituale della tua vita. Io prego al Signore che quest'anno 2020 sia un insegnamento, perché noi possiamo affrontare l'anno nuovo superando le crisi in funzione o come risultato della potenza di Dio nella nostra vita. Che il Signore Gesù ti benedica e che noi possiamo, nel nome del Signore, andare avanti per la sua gloria, nel nome di Gesù. Amen. Se fossi un poeta, scriverei poesie. Se fossi un pittore, dipingerei un bel quadro. Se fossi uno scrittore, scriverei un bel libro. Ma sono solo un cantautore per te, oh mio Signore. E tutta la mia vita io ti servirò, per tutta la mia vita io ti loderò, per tutta la mia vita io ti servirò. Se poi la poesia si incontra con la melodia, si mettono d'accordo per cantar questo stornello, stornello di lode, e l'ho dedicato a te, oh mio Signore. Per tutta la mia vita io ti servirò, per tutta la mia vita io ti loderò, per tutta la mia vita io ti servirò. Ci sono tre motivi per cantare questo stornello. Il primo è per la vita che tu mi hai donato. Il secondo è per l'amore che tu non mi hai negato. Il terzo è la speranza che non mi abbandonerà. Per tutta la mia vita io ti servirò, per tutta la mia vita io ti loderò, per tutta la mia vita io ti servirò, per tutta la mia vita io ti loderò, per tutta la mia vita io ti servirò.
sostiene con amore e generosità l'opera della Chiesa. Dia ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di mala voglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Usa Liban e sostiene la tua Chiesa per la gloria del Signore, per l'avanzamento del Regno di Dio, ognuno con la generosità che il Signore ha messo nel nostro cuore, nel nome di Gesù. Buongiorno fratelli, sono Pablo della provincia Pesaro Urbino e volevo salutarvi nell'amore del Signore, spero di poter rivederci presto. Un abbraccio a tutti, ciao. Siamo Tina e Silvia da Forlimpopoli, salutiamo tutti quanti nell'amore del Signore, grazie per tutto, Dio vi benedica, amen. Ciao, sono Angela da Rimini e vi saluto con la pace e con l'amore del nostro Signore Gesù Cristo. Che Dio vi benedica, che Dio vi guidi, che Dio vi protegga e vi preserva nel suo santo nome, in nome di Gesù Cristo. Amen? Shalom! Ciao a tutti, sono Delia, vi saluto da Cervia e vi lascio il Salmo 23. Un abbraccio. Bom dia a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde, em nome de Jesus Cristo. Eu sou Elisete, moro em Gambetua e nesse momento estou em casa. Que possamos dizer com plena confiança: o Senhor é a minha ajuda e não temerei. Amém. Ciao a tutti, a pace. Io sono a Daisy, la moglie di Michael. Siamo a Borghi, sono a casa adesso. Qua tutto tranquillo, grazie a Dio. Saluto a tutti i fratelli. Ciao, ciao. Ciao a tutti i fratelli. Saluti tutti con la pace di Dio. Come va? Allora, io sto bene, abito a Borghi. Sto adesso nel lavoro. Vedi i vestiti che sono. Lavoro da guidi. Qui a Feloniki, frazione di Roccofredo. Dai, stiamo bene, dai, in questa zona, tutto a posto per adesso. Preghiamo che Dio benedica a tutti, che più presto possibile possiamo rincontrarci. Dai, un abbraccio, un beijo, un bacio. Dio vi benedica, ciao. Sono Nicky. Sono della Chiesa Evangelica Battista di Cesena, sono in lockdown a casa a Villanova di Bagnacavallo, provincia di Ravenna. Mi mancati fratelli e sorelle, comunque siamo uniti nell'amore di Cristo e vi abbraccio e vi mando anche un bacio. Ciao! Ciao, sono Lusitania di Rimini, pace a tutti! Ciao, mi chiamo Mara, vivo al Gualdo, un paesino vicino Meldola, provincia di Forlì. Vi mando un saluto, cari fratelli, sorelle, bambini della chiesa di Cesena in Rimini. Mi mancate, siete la mia famiglia in Cristo. Mi chiamo Wasir, sono di Rimini. Ciao, buonasera, sono la Minna, sono qua di Forlì e faccio un grande saluto alla nostra chiesa che manca, veramente manca tanto. Non vedo l'ora di finire tutto questo per noi ritrovare tutti e uscire veramente, salutare e abbracciare perché veramente manca tantissimo. Un bacione e spero di trovarmi tutti noi insieme. Un bacione, ciao. Padre, cari fratelli, sono Regiane,
Abito a Rimini. Un saluto nell'amore del Signore. Pace, fratelli, io mi chiamo Ruth, abito a Viserba di Rimini. E Dio vi benedica e speriamo di vederci presto. Pace a tutti. Tutti, sono Maria da Rimini. Un saluto a tutti. Ciao. Ciao a tutti, mi chiamo Fernanda, parlo di Sant'Arcangelo di Romagna. Un grande abbraccio nell'amore del Signore. Ciao a tutti, io sono Ignazio. Ciao, io sono la Ge. Ciao, vi salutiamo da Borghi.